Dal 4 dicembre, per l'intero periodo delle festività natalizie, la Torre di Cerrano sarà illuminata interamente di rosso. Tutto questo è stato possibile grazie anche all'interessamento di alcuni privati. Uno spettacolo mozzafiato per chi in questi giorni percorrerà la statale adriatica, ancor più affascinante se si ammira la torre dalla spiaggia. Accendere per le festività natalizie la torre, ormai diventata simbolo dell'intera area del Cerrano, per dare un segnale di speranza e di ripresa a tutta la comunità. Quindi siamo lieti di aver fatto questo evento anche con l'aiuto e con l'appoggio di privati che ci hanno supportato, e auguro a tutti i cittadini dei comuni delle Terre del Cerrano buone feste e buon Natale a tutti quanti. Inoltre, tutte le domeniche alle ore 11 sarà possibile effettuare delle visite guidate, mentre per il 12 e il 19 dicembre sono in programma dei laboratori per le famiglie, così come ci spiega Fabiano Retusi, presidente dell'area marina protetta Torre del Cerrano. Il 12 dicembre invece ci sarà un laboratorio creativo dedicato alle famiglie, ai bambini, e colgo anche l'occasione per invitare tutti il 19 dicembre alla grande giornata di pulizia delle spiagge che verrà portata avanti insieme a tanti volontari, alle associazioni ambientaliste del territorio che hanno aderito, e che servirà anche per dare un segnale e ricordare il problema delle plastiche sul mare e nelle nostre spiagge.